prossimo consiglio comunale senza sedie per i consiglieri? È probabile che questo accadrà. E tutto ciò a causa di un pignoramento eseguito a danno dell'ente per una questione che ormai si trascinava da mesi e che nel fine settimana scorso si è concluso con la visita dell'ufficiale giudiziario che ha notificato il provvedimento agli uffici competenti. All'origine di questa vicenda vi è una causa intentata da un cliente dell'avvocato Nicola Suadoni, che era stato suo malgrado protagonista di un incidente stradale nel territorio comunale di Camerota. In un primo momento la vicenda sembrava doversi risolvere per il meglio, in quanto la precedente amministrazione aveva deciso di risolvere la pendenza con una transazione. Successivamente, però, viste le inadempienze dell'ente, il cittadino vittima dell'incidente ha voluto far valere le sue ragioni. Venerdì scorso, quindi, si è arrivati alla resa dei conti. Infatti, l'ufficiale giudiziario, sotto gli occhi dei dipendenti comunali, ha eseguito il pignoramento dei tavoli e delle sedie del Consiglio Comunale. Ora, se il Comune continuerà a non pagare, come da procedura di legge, si procederà alla sottrazione coattiva dei beni. In altri termini, le sedie e i tavoli del Consiglio Comunale saranno portati via, quindi i consiglieri dovranno svolgere le sedute consiliari altrove. In collegamento telefonico, l'avvocato Nicola Suadoni. Il problema in realtà nasce da una controversia civile per un sinistro che è avvenuto nel territorio del comune di Camerota che ha visto coinvolto un mio cliente. In realtà la precedente amministrazione, come già dichiarato sul mattino, la precedente amministrazione al fine di transigere la controversia aveva espresso una determina di pagamento a favore del mio cliente per i danni subiti, nonché per il pagamento delle spese e competenze professionali. Il Comune non ha provveduto al pagamento di questa determina, quindi io ho depositato il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. L'autorità giudiziaria ha emesso il decreto ingiuntivo, sono decorsi i termini di legge in quanto il decreto ingiuntivo non è mai stato opposto dal Comune. Quindi una volta che sono decorsi i termini di legge ho notificato il pedissequo atto di precetto. Decorsi 10 giorni di rito per ottenere il pagamento perché il Comune era ancora inadempiente, avanzato istanza di pignoramento mobiliare e l'ufficiale giudiziario, signor Tessera Carmine, ha provveduto a redigere verbale di pignoramento mobiliare di tutti quanti i beni mobili presenti nell'aula consigliare del Comune di Camerota. Naturalmente, qualora il Comune dovesse essere ancora inadempiente e quindi non dovesse provvedere al pagamento dei danni a favore del mio cliente, nonché delle spese e competenze professionali maturate, sia relativamente al decreto ingiuntivo, nonché per la procedura esecutiva successiva, provvederò a chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare l'asporto dei beni pignorati. Naturalmente questo sarà una cosa grave per il Comune perché tutti quanti i beni mobili che sono ubicati nell'aula consigliare saranno asportati dall'ufficio vendite. Io spero naturalmente che il tutto possa risolversi prima, perché non è nel mio stile utilizzare questi modi anche forti, però purtroppo io devo tutelare anche un cliente oltre che recuperare le mie spese e competenze professionali. Allora, l'importo originario era un importo minimo, però naturalmente finché non si provvede al pagamento maturano oltre che interessi, ma soprattutto maturano ulteriori spese e competenze professionali che quindi vanno addirittura anche a raddoppiare, addirittura a triplicare e quadruplicare l'importo originario, e questo penso sia la cosa ancora più grave perché naturalmente c'è un accollo maggiore di spese e quindi di soldi che devono essere sborsati a mio favore, perché naturalmente c'è un'attività giudiziaria, un'attività legale successiva. Guardi, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, mi sembra del 2009, ripeto, il decreto ingiuntivo emesso è del 2010, però naturalmente fa riferimento a una determina, se non mi sbaglio, del 2009, una cosa certa è che comunque proveniva dalla precedente amministrazione, questo me lo ricordo perché comunque fui contattato dal Comune di Camerota, il quale intendeva transigere la controversia e quindi evitare che comunque proseguisse la controversia e quindi anche di dispendi economici da parte del Comune per il pagamento di spese legali, oltre che per il proprio avvocato, anche per me, insomma, come avvocato della controparte.